Ciao a tutti, nuovo video, idee di regalo per regalare, comunque, idee regalo natalizie. Spero che vi piaccia, vi sia utile in questo periodo. Per quanto riguarda tutte le forniture per i regali, io mi servo sempre da Tiger. Tiger è il mio negozio preferito per quanto riguarda bigliettini, carte da regalo, fiocchi, nastri. Da quando ho aperto qui io vado passo per Tiger. Infatti quest'anno ho preso, per quanto riguarda da fare regali ovviamente, ho preso questo kit, che sono due rotoli di carta regalo, coccarde e nastro, a 4 euro. No. Se vedete è veramente grande, ce ne sono due, infatti, non l'ho usato, ma ce ne sono due. Carta regalo sparsa. E per quanto riguarda i bigliettini, questi li vendevano all'interno del kit, ma comunque ci sono i bigliettini. Riesco a pescarli. Sì. Bigliettini già pronti, che sono un pack da 10 bigliettini con annesso cordoncino a 1 euro. Il kit delle carte da regalo 4 euro. Questo, i bigliettini così singoli, un pack da 10 comunque 4 euro, no, 1 euro. Sto confondendo. Poi negli anni ho preso kit di tutti questi scotch di carta, tutti lavorati, più grandi, più piccoli, con qualsiasi fantasia. 2 euro, 3 euro, tutte le coccardine da mettere sopra ai pacchetti, sempre 1, 2 euro. Veramente Tiger è il negozio che mi piace di più per pacchetti regalo, per fare dei sacchettini, per gli scotch decorativi, tutto quello che riguarda fornitura da pacchi regalo. Io vado sempre da Tiger e sono veramente carinissimi, vedete? Il topino! Scherziamo! Se dovete fare dei pacchetti regalo che non vi fanno tipo nelle profumerie, potete confezionarli, secondo me. La cosa migliore è andare da Tiger e trovare tutto quello che vi ci vuole. Poi, passando a, la faccio vedere solo la bustina, Tigotà e anche Ipershop hanno un sacco di confezioni regalo. Impacchettate, non ve le posso far vedere, comunque se riesco metterò delle foto. Hanno un sacco di confezioni regalo per lui, per lei, unisex, per i bimbi, bimbo bimba che sia, spaziando dai profumi a bagno schiuma, creme corpo, trucchi, qualsiasi genere, per spendere meno però fare anche una bella figura, perché sono regali carini che poi vi impacchettano loro e fate bella figura spendendo relativamente poco. Vi consiglio sia Ipershop sia Tigotà. Per quanto ho visto quest'anno conviene di più Ipershop, almeno qui nella mia zona conviene di più, e trovate veramente di tutto.
Invece, per quanto riguarda i regali fai da te, io l'anno scorso avevo fatto le cornici, praticamente cornici normali, sempre prese da Tag, quindi per le foto, le avevo decorate con il silicone e i cabochon. Era una cosa carinissima, con pensiero. Negli anni ho regalato anche le cover decorate con il silicone, che ho fatto anche dei tutorial su YouTube e vi metto il link qui sotto. Quest'anno invece ho fatto questi qui portachiavi, sempre preso da Tiger, perché Tiger, io avevo preso sia portachiavi così rettangolari, sia fatti a cuore, le spille che potete personalizzare, le cornici da personalizzare, e quest'anno ho fatto questo con il silicone e tutti i cabochon, una cosa carina. Dove comprare silicone? Silicone si trova praticamente ovunque, e dai cinesi una confezione che è grossa così, il tubo, io l'ho pagata 3 euro e ho fatto 7 portachiavi con quello e me ne rimane ancora di silicone, quindi se lo comprate cercate di usarlo nel raggio di qualche mese, perché poi sennò anche quello scade, anche quello non è più utilizzabile. Per i regali fai da te andate sempre a vedere da Tiger. Tiger ha una vasta scelta di prodotti da personalizzare, dai, come dico, dai portachiavi, dalle cornici, a cose fatte a mano da pitturare, qualsiasi cosa per la personalizzazione dei regali Tiger è sempre presente. Quindi per quest'anno io vi consiglio Tiger per quanto riguarda fare pacchetti, pacchettini, nastri, bigliettini, ok. Se volete fare una confezione, regalo, senza fatta da voi, comprarla, andare da Ipreshop e da Tigotà, ne hanno un sacco per tutti i gusti, tutti i generi, profumi, bagnoschiumi, saponi, trucchi, qualsiasi cosa. Invece per quanto riguarda la personalizzazione, potete, come ho fatto io, prendere tutto il necessario da Tiger e personalizzare portachiavi, cornici da foto, addirittura vendono anche le tipo soprannomi da colorare, qualsiasi cosa fai da te Tiger ne ha. Quindi io vi consiglio queste tre macro categorie. Altra idea è regalo carinissima, con una spesa abbastanza minima, quest'anno regalerò Funko Pop, che sono quelle statuine piccoline che hanno fatto per fumetti, per film, per qualsiasi personaggio. Hanno fatto queste carinissime soprammobili, sono bellissimi. Sono rivenduti da GameStop e da Emp. Emp è un sito con tutte cose molto, molto per chi è appassionato come me di fumetti, di cartoni animati, di film, tutto sui supereroi. Sono veramente, veramente carine. E con una spesa minima fate veramente una cosa, non so se vi piace Star Wars, fare questo soprammobilino di un personaggio, se come mio fidanzato piace Dragon Ball, io gli farò la statuetta di Goku. Non so, una cosa carina, però è più personale, dovete sapere cosa gli piace, che film gli piace, che cartone, che personaggio. Però è una macro categoria carina. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile in questo periodo di corsa ai regali.
lasciate un like e un commentino con quali regali avete fatto o quali regali vi arriveranno. Iscrivetevi al canale e azionate la campanella delle notifiche. Io mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!